Seri non scarichi le responsabilità su Fabiola Tonelli e si dimetta. Una richiesta forte e chiara, quella che arriva dalla Lega Fano, intervenuta oggi sui malumori ormai palesi all'interno della giunta al governo della città dal giugno 2019. Per il partito del Carroccio, il primo cittadino non solo si sta nascondendo dietro all'inesperienza dell'assessore ai lavori pubblici di cui la Lega chiede le dimissioni da tempo, ma starebbe valutando un rimpasto delle deleghe per una strategia politica ben precisa. L'assessore Tonelli è sempre stato un assessore per caso, con delle fragilità che assolutamente non dovevano essere messe a capo dei lavori pubblici della terza città delle Marche. Ciò però non toglie che il tempismo del sindaco Seri è perfetto, cioè alla vigilia del congresso del PD, con il quale si rieleggerà il segretario che poi guiderà la corsa alle candidature per il 2024, mettere sul tavolo un rimpasto di giunta oggi credo che sia un bel messaggio, dal punto di vista nostro un cattivo messaggio politico, che si dà ai propri compagni di navigazione, per usare un termine come l'abbiamo iniziato prima. Perché potrebbe anche succedere il seguente scenario: qualora il segretario del Partito Democratico che verrà eletto sia una persona vicina a Seri, si potrebbe continuare con un percorso e con determinati target. Qualora invece la cosa sia esattamente l'opposto, si potrebbe anche pensare a un rimpasto di giunta che possa mettere sul tavolo anche la testa di qualche assessore vicino al PD. E quindi crediamo veramente che questa esperienza di governo debba finire prima possibile. La città di Fano merita completamente un cambio di passo vero e non un cambio di rotta di una nave che sta affondando. Per legge, hanno spiegato i consiglieri, se Seri si dimettesse entro il prossimo 31 dicembre potrebbe ricandidarsi. E a proposito di elezioni, la Lega ha escluso possibili alleanze con il PD, come avvenuto a Fossombrone. Chiediamo le dimissioni del primo cittadino perché secondo noi la domanda che ci facciamo è dove era il primo cittadino quando l'assessore Tonelli prendeva certe decisioni. Sicuramente erano avallate dal sindaco, e quindi noi diciamo che non è corretto nascondersi dietro le dimissioni della Tonelli per trovare un capro espiatorio e attribuire la colpa a questa persona che tra l'altro ha dimostrato una certa fragilità nelle attività e nella programmazione del suo lavoro. Avete parlato anche di immobilismo della Giunta? Certo, questo è sotto gli occhi di tutti. Vorremmo evitare che un rimpasto mantenesse per altri 2 anni e mezzo questo immobilismo che abbiamo potuto constatare nei 2 anni e mezzo precedenti. Quindi chiediamo veramente che il sindaco faccia un esame di coscienza e rimetta il mandato e si vada a nuove elezioni.